proprio a Valeria Palmieri che, come sempre pungente, fa un gran lavoro sporco e soprattutto quella beduina che oramai fa in maniera magistrale sia in campo internazionale che anche con la sua equipe Orizzonte. A te Arianna. Eccoci allora, abbiamo proprio Valeria Palmieri. Intanto la gioia di poter alzare questo trofeo che torna a Catania. Sì, siamo contentissime perché in questo periodo così particolare poter giocare ci riteniamo delle fortunate. Sono orgogliosissima di ogni mia compagna di squadra, di Martina, di Tania, di Renato. Volevo dedicare questa vittoria al nostro angelo custode e a tutto lo staff di Equipe che ci ospita, è la nostra casa. E siamo molto contente. Hai detto bene, un periodo particolare, quindi non è scontata la mia domanda, ma c'è una dedica che vuoi fare? Perché è un periodo così intenso e siete riusciti a giocare, seppur in una bolla, ma avete portato a casa questo torneo. Sì, io in questo periodo penso a tutte, a parte il periodo brutto che stiamo attraversando tutti, anche le palestre chiuse, le persone che non possono lavorare, le persone che sono morte, cioè, ci riteniamo delle fortunatissime. Il tuo pensiero va lì. Sì. Tornando invece alla gara, come hai visto questa gara? Perché a un certo punto Roma si è svegliata, vi ha messo pressione, ma voi siete state lì a ribattere colpo su colpo. Sì, diciamo che non è stata una delle nostre migliori partite. Avremo modo di migliorare, di lavorare questo mese prima delle finali scudetto. Ci sono delle partite di campionato ancora che ci aspettano e in questo momento ci godiamo questo momento che siamo abbastanza felici. Francesco, Dario, avete una domanda? Beh, io credo, Valeria, che sicuramente l'eliminazione con il 7 rosa abbia pesato tanto nella testa dell'Orizzonte Catania che vanta così tante ragazze azzurre, perché poi dopo è arrivata anche quella pesante eliminazione in Euroleague. Questo è un trofeo, quello di oggi, che in qualche modo vi torna a farvi sorridere finalmente. Sì, non ti nascondo che il vuoto che ci ha lasciato la non qualificazione alle Olimpiadi è immenso. Noi abbiamo portato degli strascichi anche a Catania perché giustamente eravamo parecchie che eravamo lì a Trieste, però un piccolo segnale positivo vuol dire che ci stiamo riprendendo, anche se non abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, abbiamo modo di migliorare, ma l'importante è che abbiamo vinto. Francesco? Io direi, Valeria, che oramai siete un gruppo abituato anche a giocare questi tipi di partite e probabilmente questo ha fatto la differenza in questa finale. Siete entrate con un piglio diverso e avete messo subito un po' le cose in chiaro con una grande difesa e quella è stata la chiave di volta. Sì, ne abbiamo giocate parecchie di queste partite, ma non si ci abitua mai a giocare queste partite perché sono partite difficili, come tu ben sai. Però sono contenta come abbiamo risposto, come siamo entrati in acqua con la giusta grinta, ecco. Grazie. Eccoci. Valeria, grazie. Grazie a voi, buonasera.